queste opere sostanzialmente 23 miliardi, ma non tutte, ci servono per alcune questioni di quanto riguarda la fotovoltaica. Stiamo verificando alcune questioni per quanto riguarda la dimensione pubblica, stiamo riguardando alcune questioni che riguardano cimitero, cose piccole valutazioni generiche. Noi le abbiamo messe, che è una cifra reale, tanto per essere chiari, non quindi legata a finanziamenti complessivi, è una cifra legale per piccole opere che andiamo a verificare di volta in volta. Noi abbiamo avuto l'assicurazione, come tutte le assicurazioni, di un finanziamento per quanto riguarda il cimitero, per dire qui dovremmo aggiornare un altro progetto per alcune manutenzioni straordinarie, come dovremmo avere l'assicurazione meno assicurante, tanto per essere chiari, però su queste cose su cui ci stiamo lavorando, per una revisione delle strutture accessorie delle scuole del centro, quindi la vecchia palestra o meno, e anche alcuni servizi igienici che sono in condizione. Quindi sono interventi molto più mirati e molto più legati alla manutenzione. Sono in grado di dire che non abbiamo una presentazione su questo, però è legata a queste cose. Affrettati a, a vedere quali sono i soldi che tu devi prioritare, però se ci sono delle spese da pagare anche magari a vite esterne, queste devi tenere sotto controllo. E dall'altra parte ti dice invece che guarda che le vite devono essere pagate perché anche loro sono in difficoltà economica. E questo insomma a mio avviso sono due cose completamente discordanti con questo livello nazionale, non è che riguarda il singolo comune di Novara, quindi era una riflessione che facevo. Volevo chiedere, qua c'è praticamente i dati che aveva detto prima il sindaco, gli aumenti dell'energia elettrica e della luce del riscaldamento sono cospicui, ma questo per una normale manutenzione ordinaria. C'è una diminuzione di 5.000 euro di un contributo regionale per la gestione dell'asilo nido. Come mai c'è questa diminuzione? Ce li hanno dato. Lì ci sono tutti i servizi sociosanitari, quasi tutti quelli che hanno contributo regionale, rispondono a delle schede che hanno dei criteri. I criteri ci sono, il numero di bambini e varie altre cose. Uno di questi è anche lo stanziamento regionale che la regione destina, per cui con la probabilità c'è stata anche una riduzione stessa dello stanziamento generale della regione. In ogni caso insomma c'è anche una riduzione dei bambini e questo è uno dei criteri di come si chiama, numero di presenze. Ma quindi c'è criteri. Un dato che tu devi servire le tecniche? Sì, sia le case di riposo, gli asili nido, tutti quelli che sono nel sistema sociosanitario che ricevono contributi dalla regione. Devono presentare delle schede dove una scheda attività. La scheda attività è la capacità recettiva che ovviamente non varia, ma poi un altro criterio è il numero di presenze effettive mensili fatte e la somma annuale. Quindi ovviamente le ricerche l'anno scorso. Ci sono cali di generalizzato. È generalizzato che faccio per gli assicuratori, per tutti i servizi generali.
Sì, io faccio l'accreditatore per la regione, cioè verifico in altre province Asilo Nido e nessun Asilo Nido che abbia visto io è Asunzione Viene. È una cosa generalizzata per la regione, probabilmente non per le città, perché diciamo, la variabilità è molto diversa. Va bene, poi vabbè, ci sono i 6.000 più 3.000 euro di nominale contributo per attività culturali teatrali. Il discorso dei 12.000 euro in più per le maggiori entrate in concessioni cimiteriali, cosa sarebbe? Sono state anche un decisione di la riconcessione dei lotti stabiliti. Che sono state negoziate? No, tra l'altro già implementate. Siamo partiti da una previsione di bilancio iniziale di 60.000 e siamo arrivati a 100 e qualcosa. Tieni conto che questo probabilmente sarà un'entrata che non sarà periodica. Beh, chiaro. Sono 12.000 euro, non è il problema. 12.000 euro in momento per le rete insolute. Anche qua una cosa tecnica. Sono solo le concessioni o ci sono anche gli oneri di stimolazione che stanno facendo? No, queste sono le concessioni. Ecco, quelli è una partita in entrata e in uscita, come lei dice. È dovuto al fatto che era stato esplorato, adesso attualmente la ditta che aveva la penalizzazione, dopo aver finito una serie di miliardi, eccetera, ha consegnato questo quanto se lo capiamo. Beh, sono diminuite anche le spese per litti di 7.500 euro, positivo il discorso del meno di 10.500 euro per la registrazione di indennità di carica della amministratore, quindi non sono bene da questo punto di vista. Avvenimento per i giudici sono 15.000 euro. No, era solo per chiedere appunto dei 23.000 e lo dico perché hai già detto. Prego, allora. Abbiamo anche, questo mi ho dimenticato, scusate, ci hanno chiesto anche di andare a vedere la statica degli edifici in base al conseguimento del terremoto, quindi abbiamo messo qualche soldo. Sempre nei 23.000 e... Parto da lì, ieri ho messo giù un soffitto al palazzetto della porta. Un conto, conto soffitto? Sì. La mia giusta prima? Perché con perché appunto per quelle lì no, no, succede, per carità, però no, ma è la nostra attenzione è il tetto pastor forte, perché uno dei questi edifici messi peggio. Volevo chiedere una cosa, nella proposta di delibera io ho letto più volte questo passaggio, però non mi è ben chiaro, chiedo anche al segretario se può essere in. Nella proposta di intervisti i prospetti contabili che evidenziano gli attuali saldi di competenza mista in riferimento all'obiettivo del patto di stabilità 2012, ai soli, aperta parentesi, ai soli fini dimostrativi e semplificativi per la parte corrente del bilancio sono considerati momentaneamente gli stanziamenti di bilancio e non gli accertamenti impegni, al fine di neutralizzare gli eventuali, neutralizzare tra virgolette, gli eventuali sfasamenti, tra virgolette, nella tempistica della registrazione e degli accertamenti impegni. Allora, soggetto, predicato, verbo, innanzitutto, chi parla di libera. E adesso me la spiegate nel contenuto. Il contenuto vuol dire questo. Perché a me questi momentaneamente
neutralizzare sfasamenti, tra virgolette, mi generano un'idea. Vedo che anche qua sei preventivo. Vuol dire questo. Il patto di stabilità è fatto di due parti, no? La parte di conto capitale che è entrata uscita di cassa, la parte invece di spesa corrente che è fatta invece di quindi accertamenti. Però cosa succede? Non so, facciamo tipo l'esempio delle rette della materna. Io non posso sapere quanto sarà adesso l'entrata della rete della materna di novembre e dicembre. Posso ipotizzarla al limite. Allora, per evitare, se io mettessi dentro quanto ho accertato effettivamente, avrei per tutto l'anno il crescendo degli accertamenti man mano che vanno avanti le tariffe e vanno avanti gli impegni. Ad esempio, non so, se ho degli acquisti da fare adesso, ho nel castelletto dei soldi, ma non li ho ancora impegnati perché non ho ancora avuto la spesa. Non hai dato l'impegno. Allora, per tutto l'anno il patto di stabilità, questo tipo di modello è un rincorrere a utilizzare, diciamo, gli stanziamenti, le parti che sono previste come entrata e uscita per non determinare un valore che è irreale, perché a gennaio ovviamente si è fuori di milioni di euro del patto di stabilità, ma per necessità, perché non ci può essere stato accertamento e non ci può essere stato impegno. Cioè, allora, se facessimo a gennaio il modello del patto di stabilità, sarebbe, prevedendo gli impegni fatti, gli accertamenti fatti, sarebbe ovviamente uno sfasamento enorme, perché non c'è stato l'impegno e non c'è stato l'accertamento, cioè lo sviluppo di tutta l'attività corrente che si porta durante tutto l'anno. Solo a dicembre si riesce a inserire accertamento di impegno preciso per avere il calcolo del patto, insomma. Per cui, ecco, si utilizza questo tipo di modello per essere più vicino alla realtà. Questo è questo momentaneamente, nel senso che lo stesso modello che propone il Ministero è un modello che di per sé non dà l'idea di quello che effettivamente è il calcolo del patto di stabilità che si fa durante l'anno. Se io prevedo di far entrare 100.000 euro, all'inizio dell'anno dico dovrebbe entrare 100.000, a fine anno so che sono entrati 95 e scrivo 95. Se io a gennaio scrivo è entrato 0, non è reale, la realtà è quello che ho previsto col bilancio, insomma, fino alla fine. Per questo motivo c'è questo concetto. Perché poi, sì. Ecco la grammatica. Per il caso complementi non si capisce, non ha una logica questa visione. No, ma più che altro perché si dice al fine di neutralizzare gli eventuali sfasamenti della tempistica, della registrazione, degli accertamenti di impegni, ad esempio, giusto il pagamento delle rette, giusto della scuola materna. Tu quelle di novembre, di dicembre, quando farai poi? A gennaio ovviamente, perché conosco le presenze effettive, le conosco a dicembre, quindi le conosco l'ultimo giorno di scuola e posso sapere il giorno dopo, due o tre giorni dopo, ma in ogni caso alcune tipologie di spese fino al 31 io posso fare impegni di spesa, se ho un'emergenza devo impegnare una spesa, quell'impegno lì lo conosco il 31 dicembre, prima non lo conosco. Se utilizzo il modello in cui dico quali sono gli effettivi impegni, quella spesa lì non esiste per il modello, però in realtà io so che è uno stanziamento e fino alla fine cerco di utilizzare il criterio realistico. Perché poi si dice, considerato che si prevede entro l'anno di colmare la differenza tra risultato ed obiettivo grazie ad alcune alienazioni di interventi, così come parzialmente già previsto dalla deliberazione di giunta comunale numero 152 del 13 novembre 2012. Se non si dovessero vendere questi immobili? Come? Cioè, se non riuscite a vendere gli immobili, scuolate più o meno quello sull'euro lotto, in sostanza, se non si riesce a fare l'altro. Quindi è potenziale che se non si riesce a vendere quei terreni qua, si scuola il patto di stabilità. Può essere di no? Bene. Avanti. No, non è una soddisfazione, sì, ho un pezzo che leggo le cose, quando le vedo un po' così, la domanda, guarda, successiva era, me la sono anche segnato, non è rispettato il patto di stabilità, perché io capisco quello che si dice, non è che non lo capisco, spero di no, sinceramente, chiaro, però è perché siccome ho amministrato, so cosa vuol dire fare delle previsioni e per qualche particolare situazione non riuscire a fare. Vuol dire che sono sufficientemente. Sì, ma io non
ti dico niente. Benissimo, comunque se non riusciamo a vendere il terreno poi anche. Ok, alcune cose. Diminuzione del contributo regionale, Filippo, sulla scuola. Hai detto che sulla base di standard la Regione Veneto ha operato una decurtazione di 5.000 euro, giusto? Sì, anche sulla base del fatto che... Del fatto che la Regione Veneto a sua volta prende meno soldi da Roma, giusto? Bene. Se diminuiscono sugli standard, che mi pare di cogliere che siano legati anche alle presenze, l'aumento che è previsto più avanti nella gestione esterna dell'asilo nido di 4.000 euro. Ma quello non è un aumento di soldi. Cioè, la domanda è una domanda, tipo, se diminuiscono i frequentanti, i bambini che frequentano l'asilo nido, come mai dall'altra parte aumentano le spese? Cioè, qua aumentano le spese perché dobbiamo aumentare la spesa della cooperativa per sostituzione di malattie di diritto comunale. Questo è l'aumento. Ovviamente noi abbiamo già decurtato durante l'anno la spesa prevista per la cooperativa e la spesa per l'asilo nido. Quando però ci sono malattie, in questo caso sono state sopra la media diciamo dell'anno, bisogna integrare il capitolo per prevedere la copertura. L'aumento dell'esternalizzazione del servizio di spesa scolastica che è aumentato su un stanziamento di 3.381, si è stato aumentato di 13.300. No, ecco, quello è una questione diversa, cioè nel 2010, negli anni già 2011 c'è stato esternalizzato il servizio, cioè le reti sono state raccolte direttamente dalla ditta che faceva la ristorazione, CIR, esattamente la CIR. A un certo punto la CIR ha finito di raccogliere. Vedete che quattro sono arrivate ancora nel periodo di due mesi, stanno ancora arrivando dalla CIR. Però nel caso, nel momento di chiudere, loro hanno comunicato che queste persone non abbiamo ottenuto, noi le carichiamo e ovviamente cercheremo di recuperare. Però ecco, questo è dovuto al fatto che nell'esternalizzazione era previsto che la CIR raccoglieva, ma poi le parti. Bypassava il comune nella raccolta del pagamento delle quote per la mensa, giusto? Sì, no. Questo era dovuto al fatto che questa esternalizzazione era stata fatta soprattutto perché con lo sforamento del patto c'era una riduzione di entrate, quindi loro raccoglievano e riducevano ovviamente la fattura, quindi questo era una riduzione di spesa, diciamo, effettiva, anche se bilanciata, quelle erano le regole del patto. E adesso quindi la portiamo. Quindi adesso cosa facciamo? Noi ci dicono da queste persone lo abbiamo raccolto e noi introitiamo la cosa e facciamo la CIR ovviamente. Cioè, era a carico nostro questa spesa. Un po' non riscosse. Cioè, da questo volevo capire. Che allora, la CIR, abbiamo esternalizzato il servizio, la CIR viene pagata direttamente dagli utenti, giusto? E la situazione di sofferenza la ricarica. Forse bisogna poi vedere questo metodo, no? No, è un metodo che non esiste più, cioè il metodo è stato attivato solo in quel momento. Per capire, ma era questo. Sì. Attualmente nessuna attività raccoglie il ferro molto meno. Sì, la diminuzione di 10.500 euro di indennità è dopo che a settembre erano state aumentate. No, questo è una falsità. C'era a settembre di assestamento, c'era una previsione in aumento, adesso è stata riportata in diminuzione. Non sono state aumentate. Sono state previste in aumento. Anche è diverso, no? Sono state previste in aumento e oggi sono previste in diminuzione. Certo. Tengo a precisarlo. Quindi non sono aumentate. Prevedo di più e poi prevedo di meno. Uguale, patta. Era solo per fare una precisazione. Ma non era stata messa proprio. E sui 12.000 euro peraltro mi ha precisato che quindi non si tratta delle stimolazioni, cose del genere che si stanno facendo attualmente, giusto? No, non sono diritti di cui stiamo attuare. Sono soltanto per la cessione delle cimiteriali. Quindi vuol dire che insomma, abbiamo piazzato loculi e quant'altro. Benissimo. Allora, fermo restando le precisazioni che erano doverose, io l'ho già detto. In occasione del consiglio si era discusso il precedente assestamento. Qui ci sono un sacco di numeri che stanno ad attestare la gestione di una ordinaria amministrazione, ma ci coincidono anche con quello che ha detto il sindaco prima, perché il
ribadisco, se si tratta di dire che come questa amministrazione non ha fatto sostanzialmente nulla che sia visibile, che sia tangibile dalla cittadinanza nugarese, si dice faremo, 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 io dico, vedo che c'è un utilizzo di un avanzo che poi viene prospettato in una somma di circa 27-28 mila euro per spese di progettazione. Ho fatto presente il discorso del palazzetto dello sport di ieri, perché mi è stato riferito da alcuni genitori e ritengo che sia un fatto piuttosto preoccupante, e anche volevo far presente che è necessario, visto anche quello che si è verificato in questi giorni, che quando piove molto l'accesso dei bambini alle scuole elementari non è da adesso, non è da prima, è ancora da prima. Io questo non lo dico polemicamente, lo dico propositivamente. Se si può vedere che una parte di questi importi vengano anche usati per migliorare un marciapiede, con un cemento, non so qualcosa, l'accesso di ragazzini alla scuola elementare, sarebbe opportuno che quando però c'è una situazione di pantano, e questa è la cosa. Sostanzialmente quindi questo ulteriore assestamento è un assestamento di ordinarissima amministrazione che non fa vedere, come ho già detto la volta scorsa, nessun tipo di direzione amministrativa di questa amministrazione comunale, perché ribadisco, se la situazione di crisi che è innegabile, mi fa piacere che prima il sindaco in passaggio un po' sottovoce abbia detto ci porterà a dover rivedere, perché effettivamente ci sono dei settori che si sono completamente fermati, e tipo l'edilizia, città di Asertoni, che è quella che poi permetteva di poter avere entrate giusto di oneri. Ma dico, l'ho già detto anche la volta scorsa, vorrei capire se nella gestione dell'ordinario l'indirizzo che si vuole dare, si può dire, vedi, non faccio opere pubbliche perché non ho soldi, ma investo in cultura, investo nel sociale, investo nella manutenzione, ma quello è doveroso, è dovuto, assolutamente. Il problema è che è doveroso che mai fate. Il problema è che lo dite ma mai fate, questo è il problema. Dite che mai fate. Non si vedono cose, adesso prima. Fate robe nuove senza mettere cose, quelle vecchie, tipo il palazzetto, tipo la scuola delle caselle, tipo il cimitero. Sì, vieni Pasini, tu hai un problema, continui a andare indietro perché non sai identificare cosa stai facendo e che cosa vuoi fare. Io ti dico. Non state facendo nulla di concreto, questo lo sapete. Allora io dico che se devo esprimere un mio voto, esprimerò su questo assestamento di un bilancio che non esprime nulla, se non la gestione amministrativa ordinaria, il pagamento degli stipendi, il pagamento delle mense, che sono cose di ordinaria amministrazione, non è una critica finalizzata all'amministrazione che i funzionari fanno regolarmente, compiutamente e correttamente. Su quello che io dico che si dovrebbe vedere un segno tangibile di dove andare. Io preferirei da te sentirmi dire una risposta e dire benissimo, abbiamo puntato tutto sulle manutenzioni e vedere che si va tutto sulle manutenzioni. Avrei voluto sentire dire abbiamo deciso di investire nel sociale, io sottoscriverei, perché effettivamente bisogna investire nel sociale, perché le difficoltà che stanno affrontando le nostre famiglie nugaresi in questo periodo sono tante e sono gli occhi di tutti. E mi sembra che questa amministrazione sia anche molto sollecitata in interventi che non sono popolari, perché bisogna dire la verità, però le richieste ci sono, le difficoltà ci sono, e sono cittadini nugaresi, non sono solo gli extracomunitari come qualcuno vuole far credere, sono i nostri che perdono il lavoro, sono quelli nostri che vanno in cassa integrazione, sono quelli nostri che per motivi di famiglia devono separarsi, divorziare uno da una parte e uno dall'altra, eccetera. Allora io dico che se questo è il segnale che bisogna dare in questo momento, mi sarei auspicato che in quest'anno, visto che l'anno scorso c'erano anche questioni in ballo, ci fosse stato un segnale evidente dell'indirizzo. Invece l'indirizzo non si vede, non si vede non solo sotto il profilo delle opere pubbliche, ma anche dal punto di vista della gestione. Questa è la verità. Allora, personalmente, l'assestamento va bene, speriamo di non curare il patto di stabilità perché non è venuto quel terreno lì, però sostanzialmente io su questo tipo di delibera esprimerò ancora una volta il mio voto contrario, sperando che in questo senso con l'anno nuovo, poi discuteremo anche l'obiettivo della revisione del piano triennale delle opere pubbliche, si riesca almeno a mantenere quelli che ci sono, anche perché ho visto impegni di spesa che devono essere mantenuti entro il 31-12, ho
oggi è il 29 di novembre, faremo a vedere, controlleremo se effettivamente verranno fatti e sperando di poter capire finalmente dove la gestione di questo bilancio comunale, che comunque si assesta sempre sui 7 milioni di euro, andrà effettivamente focalizzato, se sarà in manutenzione ben meno, non chiediamo quando lo faremo. Grazie. Volevo solo dire che io ho detto sempre un segno di conforto dal punto di vista, non stiamo discutendo né di bilanci di previsione di sconfortivo o meno, ma di un banale assestamento che porta poi a una previsione di spesa di 60.000 euro, quindi credo poi capisco anche la fuga oratoria che è importante la questione professionale, ma mi sembra anche solo importante da questo punto di vista. Se non ci sono ulteriori. Anche per fare la comunicazione, allora, se non ci sono osservazioni precise, io metto in votazione l'assestamento di bilancio con i punti di cui è l'1-7, è favorevoli? 9. Contrari? 4. Astenuti nessuno? Vi chiedo di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, favorevoli? Favorevole anche? Ma contrari? Grazie Filippo. Grazie Filippo, buonasera. L'ex punto 7 è un protocollo d'intesa con l'ordine degli ingegneri di Verona e Provincia per la collaborazione. No, politica segretario ha buttato via un punto. Abbiamo inserito, secondo l'indicazione che abbiamo dato in questo consiglio la scorsa volta, il discorso del fotovoltaico, che non era previsto nel bilancio, cioè nel programma delle opere triennali dell'altra volta, e quindi è stato inserito dopo per questo discorso che abbiamo fatto appunto l'altra volta sul piano di gara e quant'altro. Quindi l'inserimento era doveroso a livello, diciamo così, di ragioneria, che abbiamo comunque tutto riportato a spesa zero per il comune. Io abbiamo detto la scorsa volta, cioè il punto dell'altra volta siamo reinserito per correttezza delle opere del programma finale. Prego. Sì, pensavamo che fosse una vera modifica di quelle che sono le opere triennali, no? Perché veramente di tutto e di più all'interno di questo programma triennale 2012-2014, compreso anche la realizzazione di una struttura polifunzionale sportiva nel terzo anno per un importo di 1.500.000 euro. Quindi ci saremmo aspettati una revisione un po' più cospicua. Praticamente la revisione riguarda solo i pannelli fotovoltaici, ma sembra quello che sì, sì, tutto. Il bando, sì, esatto, il bando l'avete fatto, giusto. Io ho letto qualche articolo, ma insomma mi sembra che sia stato fatto un po' così così. Ad esempio, cioè sembra quasi cazzato questo bando qua. All'articolo 2 dice gli impianti dovranno entrare in esercizio entro il 31/12/2012. Cioè entro il fine di quest'anno non deve. Perché se parla già dell'altra volta, ho fatto un punto apposito per il fotovoltaico. Sì, so, però fanno un po' tardi qua, perché all'articolo 2 dice che gli impianti dovranno entrare in esercizio entro il 31/12. Perché a fine anno scade l'incentivo del parco.